iniziato a giocare a Roma quando ero piccolissimo, avevo 6-7 anni. Poi sono andato a giocare a Treviglio perché mi sono spostato a vivere a Bergamo, in provincia di Bergamo, un paesino piccolo di 2000 abitanti. E niente, poi sono tornato a Roma e ho giocato al Basket Roma, che era la squadra di Roberto Castellano. È importantissimo, ha fatto crescere sicuramente tanto. Anche nel primo anno dove non giocavo quasi mai, comunque allenarmi con grandi campioni come Garbarosa, Nicola, ho fatto imparare molte cose. Ti posso dire due nomi, sono quelli che mi sono stati più dietro, che durante l'allenamento mi davano più consigli, sicuramente Pittis, prima di tutti, poi Nicola, abbastanza, e Matteo Saragna l'anno scorso, sono quelli che mi stanno dietro come un secondo allenatore durante tutto l'allenamento. Di tutti quelli che giocano a pallacanestro da mini basket fino a quando sono grandi, penso, andare a giocare in NBA, quindi è un bel sogno, però adesso sto qua a Treviso, ovviamente quest'anno penso a giocare qua. With the first pick in the 2006 NBA draft, the Toronto Raptors select Andrea Bargnani from Italy. Sei incredibile, mi batteva talmente forte il cuore che veramente pensavo di stare male, poi quando ha chiamato il nome è incredibile, non so spiegarlo. Adesso avrò fatto, non so, un centinaio di interviste, però sensazione bellissima, non mi stanco più. Al di là di Maurizio, ho detto bene, senza dubbio trovo una città bella, perché sono stato 2 anni fa, è una bella città e poi molto internazionale, c'è una grande comunità di italiani, quindi penso che sia veramente il posto perfetto per crescere come giocatore, quindi sono veramente contento, ancora non ci credo. Voglio ringraziare i miei compagni della Benetton che sicuramente stanno guardando, Coach Blatt, prima di tutto anche mia madre, comunque tutti i miei parenti che mi stanno guardando su Skype, perché veramente glielo dedico a loro, sono troppo contento, voglio ringraziarli. È una nuova sfida un po' per tutti, ci sono stati tanti cambiamenti, il general manager Maurizio, iniziano ad arrivare altri giocatori, sto diventando un po' una squadra internazionale, quindi è una nuova sfida, è molto stimolante, non vedo l'ora di iniziare, mi andrei ad allenare già da stasera, quindi sono contento e non vedo l'ora di iniziare, non so cosa altro dire.
Paolo Taiola, se ne incarica addirittura Pietri Zig, che protegge il suo ex compagno Nicolas, scarica fuori Yarbrough, ha un tiro piazzato da tre punti e lo mette! Vince Yarbrough, mandando la partita ai supplementari! Magia di Vincent Yarbrough! Taiola alla palla per la vittoria, per regalare questo sogno ai suoi tifosi. Attacca Gori, si butta dentro Giapin. Inventa, alza la parabola, il tiro è sbagliato, Giovacchini allo scadere, da tre punti! Anthony Giovacchini, cuore di capitano, che gara la prima vittoria in campionato alla Fenerbahce, alla Viola Reggio Calabria. Mamma mia ragazzi, il tiro più classico dell'Ave Maria di Giovacchini. Cittadini e Sportivo Milano, a bersaglio, 87 pari, ruba Greer, arresto, sulla sirena, sulla sirena, lì, Greer, la tripla per la vittoria, la più incredibile delle azioni. Hanno in vantaggio di un solo punto quando mancano 10 secondi al termine, 7-6, la palla ovviamente per Holland che si butta dentro e c'è il canestro di Holland da due punti e non c'è niente da fare, vince Teramo, Holland protagonista indiscusso, c'è tutta la squadra attorno a Holland, perde di un solo punto Milano. Tutta la gioia di Teramo, la disperazione invece dell'Armani Jeans Milano. Via ragazzi. 6 secondi, 5, la palla per Boscagin in penetrazione, segna! Un secondo alla fine, la rimessa in gioco, la palla arriva a Hill la butta via e la palla non entra, Reggio Emilia vince con il canestro di Giorgio Boscagin. Permetti, Babbo Natale aveva altro da fare, dopo il supplementare si è stufato, siamo riusciti a portare a casa una partita insperata per come era partita. Improvvisamente zona. Dal palleggio Pecinovic, anche lui una grande giornata, sorpasso, altro pericolo, trova Watson, va dentro, sbatte contro la difesa e finisce nel tripudio, del pubblico della Fortitudo, 97-96. Il Livorno perde palla, ma poi riesce a ritoppare e poi la tripla di Vesura, non va. Ma c'è sulla sirena. Il sorpasso di Udine. Livorno, questa partita te la sei proprio buttata via. Il palleggio di Green contro di lui, lavora Blutenthal, Green che ovviamente vuole portare Blutenthal lontano dal canestro, pick and roll con Watson, cambio accettato da Lang, passa e arriva in fondo, Nate Green sceglie un bel momento per segnare il primo tiro della sua partita, 12-11 di Bella dal palleggio, si butta ancora dentro contro Garris, combina un pasticcio devastante e Watson in tuffo controlla per Vecinovic che viene fermato dal fallo di Vucevic. Infatti vediamo lui che si smarcherà a ricevere il pallone, vediamo un po', 4 secondi, 2 secondi, si butta dentro Collins e realizza il canestro della vittoria in penetrazione. E vediamo Magnano che è corso incontro al proprio giocatore. Doveva bloccare proprio per Micheloni e poi aprirsi nell'angolo, ecco la ricezione di Barrett, ecco il suo tiro sulla sirena, non ci posso credere,
e ancora una volta non ci posso credere. Incredibile, davvero incredibile, ma la difficoltà di questo canestro. Segna il secondo tempo di Roga, ancora la palla nelle mani di Barrett, nell'angolo per Mazzarino, da tre, a segno, ancora l'angolo fatale all'automatica, 2-1, Ideschi sulla sirena, riesce la più incredibile, delle più incredibili partite, risolta da due triple, una di Barrett per mandare in overtime la gara, una di Mazzarino sulla sirena, 94-93. Vince la Vertical Vision e non ci credo ancora. Buonora, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buonora sulla sirena, la schiacciata di Touré, la schiacciata di Touré, attenzione, bisogna difendere, bisogna difendere, bisogna difendere, bisogna difendere. Ha vinto Avellino, ha vinto Avellino. L'errore di Pagano, la schiacciata di Touré, non si capisce più nulla al palo del Mauro, ha vinto Avellino. Non bisogna commettere fallo, bisogna portare Livorno al limite, porta contro Mutombo, porta sulla sirena. Che canestro porta, che canestro. Bonora stoppato addirittura da Dobbins. Livorno espugna Avellino, 81-78. Ultimi 44 secondi, Bulleri si alza per la tripla e la segna con il fallo. Bulleri ha fatto un miracolo, assolutamente un miracolo. Qui lo vediamo, tira da lontanissimo con il contatto e segna. 15 punti per Bulleri, 2 su 5 da 3, ma questa tripla è stata addirittura pazzesca. Sbaglia però il tiro libero Bulleri. De Bella al posto di Blair, ha passato il quintetto Giorgiovic per l'azione difensiva. Galanda con l'aiuto, poi perde Hawkins, arresto Bulleri, splendida posizione d'aiuto. Arriva Galanda alle spalle. Ad 89, 14 punti per Hawkins che segna anche il secondo. 91-89, vediamo le scelte anche di Pesic, se se la vuole giocare con la difesa o se vuole avere invece in mano l'ultimo pallone. L'idea sembra quella di giocarsela con la difesa, almeno va dall'atteggiamento dei suoi giocatori. Bulleri cercato contro Giacchetti, ultimi 10 secondi, i fischi nel palo automatica, sale Blair per il blocco, Bulleri va dall'altra parte, si alza da tre, il tiro è corto, lotta Blair al rimbalzo e butta la palla per aria, c'era ancora tempo, la palla di Hawkins e vince la lottomatica, vince la lottomatica. 91-89. 1 Napoli, 8 secondi da giocare, palla che arriva nelle mani di Nate Green, 6 secondi, 5, palleggio, cercato Watson, scambio fra i due, si alza Green e va a segnare da 3 punti, un secondo, non è ancora finita, Morandé per Cisei che riceve, finisce a terra e finische qui, la Clima Mio vince gara 1.